Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Al solito, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi in modo da ricevere le notifiche riguardanti i nuovi video pubblicati. Visitate la pagina Facebook, visitate lo shop, sostenete con il canale con un mi piace e soprattutto aiutate il canale a crescere condividendo i video. Nel tutorial di oggi invece continuiamo la nostra playlist dedicata al Fusion e continuiamo con la modellazione delle superfici. Vorremmo utilizzare oggi il comando di rivoluzione e andremo a vedere alcuni degli elementi con cui un generico prodotto realizzato in rivoluzione può essere modificato, come ad esempio degli elementi come smussi e raccordi, e poi andremo a vedere in che modo possono essere considerati dei comandi come estendi. Per far questo quindi spostiamoci su di un piano generico, possiamo utilizzare inizialmente come superficie di riferimento una spline, quindi qualsiasi spline, quindi creiamoci questa struttura utilizzando una generica spline, in questo modo ad esempio. Ok, diamo l'ok al nostro schizzo e se andiamo a richiamare il comando rivoluzione, come vedete ci verrà chiesto di selezionare un profilo, è già selezionato, altrimenti ve lo selezionate. Molto spesso esiste la possibilità di utilizzare il comando catena per fare in modo di unire tutti i punti che siano fra di loro concatenati. L'asse attorno alla quale deve avvenire la nostra rotazione in questo modo, come vedete, il tipo di estensione potrà essere parziale, a oggetto, quindi andiamo a crearcela noi, oppure possiamo dare un andamento riferito all'angolo con l'opzione completo. Come vedete, selezionando completo non posso andare a selezionare l'angolo con cui far avvenire la mia creazione di superficie. Se diamo l'ok, abbiamo ottenuto un generico corpo, quindi in questo caso questo calice, e quello che possiamo fare è andare ad utilizzare dei comandi, quale ad esempio il comando inspessisci, che mi permette di fare in modo che di dare praticamente uno spessore al corpo che sono andato a realizzare in questo modo. Ad esempio, diamo l'ok, quindi quello che prima era una semplice superficie, questa viene ad essere realizzata, viene ad essere, diciamo, trasformata in un corpo che invece presenta anche uno spessore. La considerazione importante da fare è che la superficie viene ad essere considerata essa stessa come un corpo, ed ovviamente nel momento in cui andiamo a realizzare l'ispessimento, la superficie viene ad essere nascosta in questo modo. Quindi la possiamo accendere e spegnere in questo modo per vedere qual era la superficie iniziale da cui siamo partiti. Tutto è molto semplice quando lavoriamo utilizzando delle spline, come in questo caso. Vediamo che cosa succede qualora andiamo a realizzarci uno schizzo. Lo faccio sopra il disegno appena creato, quindi nel caso in cui andasse a realizzare, diciamo, lo stesso calice, però utilizzassi un procedimento diverso, come in questo caso, quindi vado a creare uno schizzo di questo tipo, lo vado a terminare e se poi vado a richiamare il comando rivoluzione, selezionando come asse lo stesso asse, questa è la superficie che io andrei ad ottenere. Quindi diamo l'ok. La cosa che posso fare è andare a modificare e come vedete ho diversi comandi. Tra i vari comandi ho il comando estendi, come in questo caso, in cui posso andare ad effettuare una estensione della superficie qualora non mi bastasse come dimensioni la volessi variare, per esempio, e diamo l'ok, ma potrei farlo ad esempio anche per la parte superiore andando ad effettuare un'estensione della mia superficie in questo modo. Quindi la potrei estendere a piacimento. Andiamo ok. Un'altra considerazione importante da fare per il comando estendi è che posso estendere non solo in direzione naturale, quindi naturale significa seguendo l'andamento della struttura preesistente, ma come vedete posso utilizzare anche un'opzione di tangenza che andremo a vedere appena avremo modellato il nostro corpo, oppure posso utilizzare un'altra operazione che è quella perpendicolare. Quindi se andassi a selezionare l'opzione perpendicolare, come vedete, posso estendere in una direzione differente. E se lo ripeto anche per la parte superiore, quindi vado ad estendere, diciamo, esternamente in questo modo. Diamo ok, come vedete, ho già una seconda opzione che è quella che mi consente di estendere in direzione perpendicolare alla superficie di riferimento.
Un'altra considerazione che possiamo fare riguarda il raccordo, appunto. Quindi, qualora io andassi, posso sia raccordare che smussare. Ovviamente, quando ho a che fare con delle superfici, è più interessante ragionare in termini di raccordi. Mi posso andare a selezionare, ad esempio, questo elemento e posso andare a decidere quanto raccordare, in questo modo, ad esempio. Diamo l'ok, e potrei ripetere l'operazione per la parte superiore in questo modo, quindi potrei andare ad intervenire. Come vedete, posso anche fare in modo di variare notevolmente la forma della mia struttura. Diamo ok. In questo caso possiamo richiamare ancora il comando estendi, però questa volta quando ci andiamo a selezionare il profilo su cui andare ad effettuare questo comando, selezioniamoci l'opzione di tangenza in modo che l'operazione di estrusione venga fatta, quindi di estensione venga fatta tenendo conto delle condizioni di tangenza. Andiamo a raccordare anche nella parte inferiore, ad esempio andiamo a raccordarci questo elemento, diamo l'ok, andiamo a raccordarci l'elemento nella parte inferiore. Ovviamente, se vogliamo dei raccordi di dimensioni differenti, li andremo a selezionare di volta in volta quando ci serve, diciamo, l'elemento da raccordare. Quindi mi seleziono ancora questo e vado a raccordarlo leggermente. Fate attenzione a non andare oltre, se andiamo oltre poi avremo dei problemi quando andiamo ad effettuare l'operazione di ispessimento. Quindi creiamoci direttamente l'operazione di spessimento selezionandoci come elemento questo che, come vedete, è ancora un corpo, e andiamo a decidere da quale parte effettuare l'ispessimento. Siccome non ci sono state sovrapposizioni delle superfici con il comando di estensione con tangenza, allora non dovrei avere problemi nella realizzazione della mia struttura. In molti casi però potrebbe avere più senso andare a realizzare i raccordi direttamente sullo schizzo in modo da evitare sovrapposizioni di superficie e quindi di non mettere il programma nella condizione di sapere da quale parte andare ad estrudere a causa di sovrapposizioni di superficie. Quindi anche per oggi è tutto. Al solito, se il tutorial vi è piaciuto e servito, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace, noi ci vediamo alla prossima.